Action, buongiorno ragazzi, come va? Il vostro Morrison, ho riscritto, da smettere, guardate i vetri scuri, sono alle museo Voltaire. Allora, Morri, non stai più parlando di cripto? Perché non sto parlando più di cripto? Aspettate che c'è il posto di blocco, che parlo sempre in mezzo alle palle, insomma. E mi fermo. Scusate, a dopo. Hola, buenos días. Todo bien? Sì. Permesso di conducir? Permesso di conducir? Sì. Passaporto, non lo tengo conmigo. Ma lo tiene con sé? No, perché vivo aquí in Cerrotega. Recuerda che se usted tiene licencia de conducir extranjera, tiene que dar el Ah, pasaporte. non lo sabia. Ok, o una copia. Sta bene la copia también. Una copia, pero donde se vea la fecha de la foto suya más la fecha de ingreso Ah, non lo sabia. del último sello. Non lo Porque sabia. para nosotros así no tiene licencia. Ah, ok, Porque perfetto. acuérdese que son 3 meses y si el pasaporte me dice que entró en Ah, tiene noviembre. ragione, sì, perché cada 3 mesi ho che salire per rientrare, sì. Oh, Vale. muchísimas gracias. Futuro lo voy a Ok, tener, ok. no necesariamente el pasaporte, pero sí foto con la Sí, foto suyo sí. y la Es fecha con de la sello. fecha de salida. Ya. Gracias. Vale. Allora, vabbè, è stato gentilissimo. Dai, praticamente mi stava spiegando il poliziotto che quando viaggi in macchina, di solito non fermo mai i turisti, di avere anche la copia del passaporto, perché qui ogni 3 mesi bisogna salire dal paese, uscire. E la deve vedere il timbro, giustamente, ha detto una cosa intelligente, però è stato gentilissimo, adesso non lo sapevo, adesso lo so. Perché non fai più video? Io, come ho detto, non bisogna operare sempre, chi fa i soldi nelle trading non opera sempre. Poi sta bene a quelle persone, voi vedete che scendeva a 30.000 e è risalito, e adesso che cazzo è successo? È successo quello che è successo 3 mesi fa, è la volatilità che ti fa fare i soldi nel trading, e in più è tutto manipolato. Pur avendo letto tutti i libri, analisi tecnica, media mobile, bla bla bla, alla fine ti rendi conto che l'analisi tecnica, come dico sempre, vale quanto una cipolla, perché se il mercato è manipolato ti possono far credere quello che vogliono. È un po' come quando tu hai, avete mai noleggiato una Ferrari, la noleggi e ti tocca una centralina, quindi non va oltre una certa velocità. Lo fanno apposta per non distruggere. La stessa cosa al mercato. È inutile che l'analisi mi dice no, guarda, potrebbe adesso spezzare la resistenza, salire in verticale. E gli fanno fare il controllo. Sono loro che hanno i miliardi, ok? Quindi cosa accade? In questo momento io ieri potevo mettere altri 5.000. Il bello di avere liquidità è questo, la verità è questa, che nel trading fa soldi chi ha i soldi. Anche questa è la verità. Più soldi hai, più facile fare i soldi. Oppure devi essere molto bravo nel money management, che ne so. Hai 10.000, ma una cosa che accade, per esempio, che molti, che ne so, fanno un all-in ed è sbagliato. Io, una situazione come quella di ieri, a cosa avrei fatto? Avrei messo 5.000, se sale è fantastico, se scende ne ho altri 5.000 pronti. Quindi, perché per chi mi conosce, io non uso lo stop loss. Stop loss lo consiglio solo quando sei veramente in profitto. Qui dico, ci sono dei momenti del cazzo dove il Bitcoin lateralizza per 10-15 giorni, perché quello che loro vogliono è che voi vendiate i vostri Bitcoin. Li svendiate, loro ricomprano e poi lo faranno risalire. Toccherà a 100.000 a fine anno, ma probabilmente sì, come probabilmente potrebbe scendere anche a zero. Cioè, vi è area di guerra in tutto il mondo, quindi sono sempre loro i padroni che stanno in alto alla piramide, che decidono in quale direzione va il mercato. Loro, sapendolo, fanno molti più soldi di noi, 100 volte di più, 1.000 volte di più, perché sanno come andrà il mercato. Quando sentite quei ritardati di Elon Musk che fa quei cazzo di tweet, si mettono d'accordo tra miliardari. E allora comprano e poi rivendono, fanno una sorta di pump and dump. Queste persone servono da condannare a 30 anni di galera, eppure glielo fanno fare. Quindi dico, la cosa più importante è stare attenti, la tecnica che ho sempre insegnato del buon cacciatore, sei fermo lì, se è un cacciatore, si accaccia e pochi proiettili non puoi sbagliare, altrimenti il leone ti mangia. Quindi io ieri ho tentato 5.000 e ho detto no, niente, poi stamattina ho fatto un piccolo ritracciamento verso il basso, un 2%. C'è una cosa che mi deve dare emozione, come vi ho detto, quando loro si rendono conto che gli utenti escono fuori dal trading, allora lo fanno risalire. È un come il mercato, quando l'attività non va bene, fanno tutta una sorta di promozioni per rilanciare il mercato. La stessa cosa del trading, perché loro vedono tutto, vedono i vostri stop loss, vedono i movimenti, vedono tutto.
qui sto operando, avevo lasciato le posizioni aperte, stava rinando fantastico, ma io l'avevo immaginato, era tutto fake. E loro si divertono, eppure non è successo niente. Eppure niente, devono sempre manipolare il mercato. Poi adesso la Fed, cioè la Fed, gli Stati Uniti dovrebbero aumentare i tassi. Bisogna vedere di quanto li aumentano, perché questo non è buono. Il Bitcoin va sempre dietro al mercato tradizionale, è sempre stato così. Quindi fare molta attenzione in questo periodo. Io sconsiglio di operare quando il mercato è malato. Poi i soldi veri si fanno quando fa un ritracciamento verso il basso, anche meno il 10, meno il 20, cosa che appunto ha fatto. Poi il Bitcoin fa meno 10, le shitcoin fanno meno 30%. Quindi più che altro sto facendo operatività pochissima. Posso inserire altri 5.000? Aspetto, vi dico la verità, perché vi è il rischio che possa fare ancora un altro meno 15-20. Loro devono spaventarvi, soprattutto spaventano i ragazzini che hanno investito $500, $1.000. Vi metto in condizione di aver comprato alto, vendere basso, compro e poi rifanno inserire il mercato. Ecco perché vi dico, io l'ho visto tantissime volte, il mercato che fa un meno 30 e poi fa un più 50. Ci vogliono mesi, non due giorni. Quando accadono queste dip, per riprendere, sotto ci vogliono dai 2 ai 3 mesi. Questa è la verità. Però se tu hai usato la legge di diversificare il tuo asset e di fare altre attività, non è un problema. Io non ho lo stop loss, ho le mie posizioni aperte. Ehi, cosa ci vogliono 3 mesi? I don't give a shit, tra 3 mesi sono di nuovo in attivo e sto facendo i soldi, perché ho tutta una serie di posizioni. Questo vale ovviamente con Bitcoin e Ethereum, non vi sto parlando delle shitcoin. Ricordatevi che le shitcoin possono scendere a zero, vuol dire che avete perso tutto. Quindi le shitcoin fantastico, hanno una buona volatilità come Fork. Sono sicuro che se metto 5.000 su Fold farò 5-700 euro, se non oggi domani. Lo so, perché ha toccato talmente che sarebbe Amplifon, il fondo, che lo farà un ritracciamento verso l'alto. È fisiologico. Però dico, ricordatevi, quando il mercato è malato state lontani. Voi dovete vedere il trading come il weather, il tempo. Quando vi è la tempesta di neve non uscite in macchina, non vi mettete le catene, state a casa. Quindi il trading, quando è una merda, quando lateralizza, quando è tutto negativo, state fuori e osservate. Fate un trading virtuale, fate finta che, se avessi investito 2.000 qua, 5.000 qua, cosa sarebbe accaduto? Lì domani andate a monitorare, questo vi fa fare pratica. Quindi stare out of trading quando il mercato è malato. Anyway ragazzi, Morisa vi mando un forte abbraccio, quasi dai, stiamo andando ai 10.000 iscritti, se non siete iscritti a quel canale iscrivetevi, attivate la campanella, bye bye dal vostro Morisa.